Ciao a tutti, bentornati a questa pillolina di una storia italiana. Oggi, come vedete, siamo in un ambiente molto diverso dal solito, siamo in vacanza. Alcuni di voi mi seguono sui social e quindi lo sanno, siamo in Valle d'Aosta. Questa è la penultima tappa del nostro viaggio, non vi svelo la prossima, ma sarei curiosa di sapere quanti di voi sono venuti in vacanza in Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta è una regione molto piccolina a nord-ovest dell'Italia. È famosa perché si parla italiano e anche francese e confina con la Francia e con la Svizzera. Quindi è una regione che si dice a statuto speciale. Statuto speciale significa che gode dei poteri e delle autorizzazioni particolari. In Italia abbiamo la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la Sardegna e il Trentino. Quindi sono poche le regioni che hanno questi vantaggi di diverso tipo, economico, finanziario e anche probabilmente anche culturale di vita di tutti i giorni. Quindi questo è il paesaggio che vedete alle mie spalle. La Valle d'Aosta è anche famosa per il Monte Bianco. Quindi il Mont Blanc, sicuramente molti di voi hanno sentito parlare di questa bellissima e altissima montagna, probabilmente la più alta d'Italia, che confina con la Francia. Io vi saluto dalla Valle d'Aosta e ci vediamo dalla prossima tappa tra 2 giorni, che è... non ve lo dico. Grazie per seguirmi, ciao a tutti!